Nelle università di mezzo mondo, ancora oggi ci si accapiglia per decidere se gli Etruschi siano un mistero oppure no. È questo il paradosso che rende così affascinante e in parte irrisolto l'enigma etrusco. Nessuno vi dirà con certezza da dove arrivino, posto che siano arrivati da qualche parte e non siano nati direttamente in Italia. Non un solo accademico potrà affermare di comprendere a fondo e completamente la loro lingua e nessuno antropologo vi racconterà con sicumera come vivessero, in cosa credessero e quali fossero la loro identità ed eredità. Se si dà credito agli Atenei balcanici, ad esempio, questo popolo è finito in Toscana per sbaglio perché di fatto sono portatori della civiltà albanese. Molte università classiche riconoscono invece nell'alfabeto greco il progenitore di quello etrusco. Altrettanti studiosi però affermano che la lingua etrusca fosse del tutto diversa e che l'alfabeto greco venisse utilizzato solo per poter comunicare con gli altri popoli. In mezzo a tutte queste incertezze ci sono tuttavia alcune sicurezze, i dati. Della lingua etrusca, ad esempio, possediamo circa 13.000 reperti databili dal VII al I secolo a.C. Il problema, quindi, non è la mole delle iscrizioni, ma la circostanza che, ad eccezione di alcuni di questi, che per contenuto ed estensione si rivelano di una certa importanza, la restante parte si limita a brevi e monotone iscrizioni funerarie o votive, con un linguaggio stereotipato, formule ripetute e un repertorio lessicale che riguarda solo qualche limitato aspetto della religiosità. La grande maggioranza dei testi significativi che possediamo, invece, quelli più lunghi e complessi, sono quasi del tutto incomprensibili. Nel progredire della sua interpretazione, comunque, l'etrusco è stato confrontato e accostato con lingue antiche e moderne. L'etruscologo Massimo Pallottino, nell'opera Etruscologia, afferma che la lingua etrusca sia autoctona, mentre nell'opera intitolata La lingua e l'origine degli Etruschi, lo studioso bulgaro Vladimir Ivanov Georgiev sostiene che la lingua etrusca sia simile a quella ittita. Lo studioso Enzo Gatti afferma che l'etrusco fa parte del grande mondo degli illiri e che molte forme grammaticali della lingua etrusca corrispondono alle forme dell'odierna lingua albanese. Più di recente, lo studioso sardo Massimo Pittau ha ravvisato una somiglianza tra la lingua etrusca e quella dei nuragici. È interessante notare, tuttavia, che la direzione della scrittura nella quasi totalità dei testi risulta essere con andamento da destra a sinistra, modalità ben attestata nei paesi del Mediterraneo dall'antichità ad oggi. Altro fatto che rende bizzarro questo enigma è la natura di questi reperti. Il più lungo testo in lingua etrusca di cui disponiamo, infatti, circa 1200 parole, è presente sulla benda di una mummia. Si tratta di una striscia in tela di lino suddivisa in 12 riquadri rettangolari, ritagliata e utilizzata per avvolgere la mummia di una donna del periodo tardo tolemaico. Ma non basta, perché il secondo reperto più lungo di scrittura etrusca è presente su una tegola di terracotta utilizzata, spero non da un etrusco, come scolo per la fogna in un paesino in provincia di Arezzo. Il premio della stramberia epigrafica etrusca, tuttavia, lo assegneremo al fegato di Piacenza, un modellino in bronzo di un fegato di pecora dove all'interno di 40 caselline sono incisi circa 50 nomi di divinità. Non bastasse, la parte superiore è anche suddivisa in regioni che si suppone siano le ripartizioni del cielo secondo il principio della divinazione celeste etrusca, una sorta di zodiaco. A quanto pare a quel popolo scrivere su tavolette, lapidi o papiri schifava sommamente, ragione per cui destano la nostra curiosità massima e anche il rispetto. Per capirci qualcosa di più su questa civiltà è forse utile ricorrere alla lezione del giornalista scientifico Roberto Trizio, che trattando il tema delle origini del latino ci fa sapere come la lingua etrusca abbia influenzato tantissimo l'idioma dei romani. Molti dei termini, ma anche dei concetti afferenti alla sfera politica, sono infatti stati mutuati dall'etrusco.
Lo stesso può dirsi dell'ambito militare e religioso. Pare inoltre che anche il concetto di interior design, con annessi vocaboli, sia una loro invenzione. Infine, anche la tipica struttura prenome, nome e cognome, ad esempio Caio, Giulio, Cesare, Gaio, Cassio, Longino, eccetera, è un modello che i Romani hanno appreso dagli Etruschi. Di certo, gli Etruschi furono una civiltà sofisticata, evoluta e originalissima. Per comprendere quanto fosse anche antica la loro storia, è necessario ricorrere a una fonte misteriosa e dibattuta, almeno quanto gli Etruschi, il manoscritto noto con il titolo di Antichità di Beroso Caldeo. Questo manoscritto è opera di un frate domenicano, tale Giovanni Annio da Viterbo, vissuto tra il 1432 e il 1502, e che fu maestro del Sacro Palazzo Apostolico del Papa Alessandro VI. Per comporre questo lavoro, Annio afferma di aver utilizzato diverse opere antiche. Tra gli autori utilizzati vi è appunto anche Beroso, sacerdote caldeo del III secolo a.C., il quale a sua volta trasse le informazioni direttamente da testi caldei, che il Beroso afferma essere stati già antichi nella sua epoca. Nel manoscritto si raccontano le vicende succedutesi dopo uno dei cinque diluvi capitati sulla Terra, quello a noi più noto perché citato nella Bibbia. In particolare si legge che Noè, dopo aver portato a termine la sua missione e aver visto crescere le famiglie dei suoi tre figli, decise di ritirarsi in pensione in una specie di paradiso terrestre ancora disabitato, ma ricco di flora e di fauna, che, guarda caso, corrisponde geograficamente alle terre occupate dagli Etruschi. Anche se questo testo è contestato da alcuni studiosi, diversi ma non tutti, soprattutto della sua epoca, se i fatti avessero un fondamento di verità, molti tasselli di questo mistero troverebbero il loro posto. Se ci fosse qualcosa di vero, si comprenderebbe come la civiltà etrusca fosse una di quelle seminali per il nostro Occidente, da cui avrebbero attinto i greci per l'alfabeto, e non viceversa, i romani per l'organizzazione militare, sociale e politica, le popolazioni del Medio e Vicino Oriente che per mezzo della dominazione etrusca si sono sviluppate. L'ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla scoperta, fuori dall'Italia, della Stele di Lemno, una lastra funeraria ritrovata nell'isola greca di Lemno, databile al VI secolo a.C. Secondo quanto ci restituisce lo storico greco Tucidide, l'isola di Lemno sarebbe stata abitata dai cosiddetti Tirreni, ovvero il nome greco attribuito alla popolazione etrusca, e che la lingua impiegata nell'iscrizione era quella parlata nell'isola prima che verso il 500 a.C. gli ateniesi vi introducessero il greco, o magari viceversa, chissà.